Benvenuti a questa puntata speciale di A Tu per Tu. Speciale per due ragioni. Perché anche noi abbiamo voluto manifestare un segnale di fiducia nei confronti del momento che stiamo vivendo e quindi siamo usciti dall'intervista online, siamo usciti dai nostri studi, siamo qui in questa splendida cornice del Castello Estense. Siamo ospiti del Comune di Ferrara, che ringraziamo in particolare la dottoressa Telbidi che ha collaborato perché potessimo realizzare qui questa intervista. Speciale per un'altra ragione, perché nostra ospite è una donna che a Ferrara conoscono molti, moltissimi ferraresi, perché ha vissuto questi ultimi 30 anni della sua vita in strettissima unione con tutti i cittadini ferraresi, con i quali ha cercato di promuovere una nuova modalità di assistenza e di cura per gli ammalati oncologici, prima con le cure domiciliari, attraverso l'ANT, poi attraverso l'ADO e con una innovazione straordinaria come è stata la creazione dell'hospice, la Casa della Solidarietà, e poi in seconda battuta, non contenta della Casa della Solidarietà, la Casa del Sollievo. Ma di tutto questo parleremo proprio con lei, con Daniela Furiani. Daniela, grazie di aver accettato il nostro invito intanto. E siamo qui oggi per parlare di te, e noi ci diamo del tu perché ci conosciamo da una vita, da un punto di vista diverso dal solito. E in occasione della pubblicazione di questa autobiografia Racconti di una vita pubblicata da Pendragon, Daniela Furiani, perché hai voluto scrivere questo libro che è la storia della tua vita, anche se molto sintetica? Intanto grazie di avermi invitato. Questo libro l'ho scritto per togliermi una parte di quel dolore che avevo addosso, quel dolore che era non aver terminato la Casa del Sollievo. Quando io ho dato le dimissioni, poi nel libro si legge la motivazione, e di non aver terminato il mio progetto, che era un progetto a cui io credevo tantissimo, per me è stato un dolore immane. Non poter realizzare il teatro, perché in questa nuova struttura non solo c'erano le stanze per gli ammalati, mini appartamenti per le persone anziane, un ristorante in collaborazione con i ragazzi Down e tanto, ma la cosa principale era il teatro, portare i nostri ammalati a vedere le prove, ad ascoltare musica, a vedere i bambini delle scuole che fanno i loro saggi. Insomma, questa struttura non doveva essere una struttura sanitaria, doveva essere una piccola città per dare vita a chi purtroppo la vita non ce l'ha più. Andiamo con ordine. Chi ti conosce, chi conosce ADO, chi conosce la Casa della Solidarietà e la Casa del Sollievo, si trova nelle tue parole, ma c'è anche tanta parte di pubblico dell'Estense che non è al corrente. Allora io ho presentato la Casa della Solidarietà come uno dei primi hospice, se non primo hospice in Italia per l'assistenza ai malati oncologici. La Casa del Sollievo, ecco, diciamo, che cosa è la Casa del Sollievo? Come è nata? La Casa del Sollievo, forse non dovevo farla, però nasce dall'incontro con una ragazza malata di SLA presso la nostra struttura. Nella nostra struttura, Casa della Solidarietà, non ospitavamo malati di SLA, ma questo è stato un momento particolare. Aveva due genitori molto anziani, l'infermiera che l'assisteva, questa ragazza, ha dovuto andare all'estero e quindi non si sapeva dove metterla. L'abbiamo ospitata noi per un mese e un giorno un'infermiera mi dice: Daniela, vuoi venire giù in stanza che c'è una ragazza che ti vuole anche ringraziare? Sono entrata in stanza e ho visto questa ragazza di 42 anni, 10 anni ferma in un letto, muoveva solo le palpebre degli occhi e scrivendo nel computer disse: mi bagnate le labbra con lo spumante, era il suo compleanno. Io sono rimasta di pietra, poi ho guardato i genitori, due persone anziane, molto anziane, era la quinta figlia, e mi sono fatta questa domanda: se i genitori muoiono prima della figlia, chi si prenderà cura di una ragazza in queste condizioni? Quale associazione, quale istituzione si prenderà cura? E se fosse mio figlio?
E questa cosa non mi dava pace. Io nella mia vita ho sempre pensato e amato le persone malate. Nasce così l'idea di fare qualcosa per queste persone, ma siccome hanno tutto il loro intelletto, riescono a capire, non dovevamo tenerle strette in una stanza, dovevamo poterle portare fuori da quella stanza e farle vivere nel modo migliore. Da lì nasce questo progetto. Ecco, costruire dal nulla una, chiamiamola casa, ma è un'imponente struttura, non è cosa da poco. I ferraresi ti hanno sempre seguito nei tuoi progetti, tuoi e dell'Addo naturalmente, ed è per questo che tu rappresenti, come dire, un po' una parte del cuore di questa città, di questa provincia, quella parte che ha nei confronti delle persone fragili, come hai detto tu, un atteggiamento di grande benevolenza, e quindi ti è sempre stata grata questa parte dei cittadini, perché tu te ne occupavi, tu con l'Addo te ne facevi carico. Che cosa è successo? Perché questa volontà di dare le dimissioni? C'è un problema di fondo che non so se sia o per mancanza di fiducia o per paura, non so, ogni volta che io proponevo al consiglio di amministrazione per fare come la Casa della Solidarietà, anche lì c'è stato un momento che non avevamo più soldi, dovevamo attingere ad un mutuo, allora c'era la Cassa di Risparmio di Ferrara, e anche lì a un certo momento il consiglio se ne va, perché avevano paura forse di trovarsi dei debiti da pagare, di mettere in crisi le loro famiglie. Io questo lo capisco e condivido, ma io non avevo paura di fare dei debiti, perché ero sempre convinta che se fai qualcosa a beneficio di e ti comporti bene, dimostri ai cittadini come spendi i soldi arrivano. E così è successo col primo mutuo, 1.200.000.000 di vecchie lire pagate in 5 anni. Anche lì abbiamo avuto problemi con il consiglio. Quando si presentava il consiglio, la Casa del Sollievo, avevamo esaurito i nostri 4 milioni messi a disposizione, quindi bisognava fare un mutuo di 5 perché il progetto fatto da Grassi era aumentato di parecchio, bisognava fare un mutuo di 5 milioni. E anche lì il consigliere ha detto, ma sai questo, e il consiglio se ne va e si rifà un consiglio nuovo. E qui il mio errore, non mi sono informata chi erano veramente queste persone, mi sono fidata delle persone credendo che fossero veramente persone che condividessero questo progetto, che lo sposassero, e quindi io era talmente fissata di finire quella casa che non me ne sono accorta che, essendo una struttura Addo forte, essendo una struttura sana, una struttura che non è mai andata in rosso, è sempre fatto presente al lavoro con bravi medici, la gente dava il suo contributo e hanno detto ma perché noi? Ma il consiglio dell'Addo come viene formato? Viene eletto dai soci. Tu se diventi socio della fondazione, adesso era diventata fondazione, ogni 4 anni ci sono le elezioni, in quei 4 anni si presentano le persone che vogliono entrare nel consiglio e fanno il loro discorso. In questo consiglio ha avuto la fiducia dei soci? Certo, se i soci anch'io gli ho dato il voto, perché come si sono presentati, come hanno parlato, abbiamo visto il progetto della Furiani, ci piace tantissimo, vogliamo aiutarla a fare il teatro, io ho detto ho trovato delle persone che mi credono di più e quindi portiamo avanti questo progetto, e invece non era vero. Quindi ad un certo punto il consiglio, diciamo, ha espresso della diffidenza, della perplessità. Certo, sono venuti a vedere la struttura, che ormai era avanti la struttura, hanno condiviso tante cose. Poi quando il consiglio è stato eletto, lì sono cominciate a venire le prime burrasche. C'era questo signore che viene dal Veneto che aveva più la tendenza... E tu eri presidente del consiglio? Io ero ancora presidente del consiglio. È stato un periodo anche che io non mi sono sentita molto bene in quel periodo lì. Quindi non è stato il consiglio a sfiduciarti? No, io il consiglio poi era rimasto di 3 persone perché è cambiato il colore politico, il sindaco è andato via, Tiziano, è venuto su un altro sindaco, quindi l'assessore che prima faceva parte al consiglio se n'era andata e doveva essere eletto un nuovo responsabile del comune che faceva parte all'attuale consiglio, e quindi c'era un rinnovo delle cariche, e quindi mi sono trovata da sola a portare avanti un progetto di cui i consiglieri prima avevano detto di sì, ma dopo non lo condividevano più.
più, perché io gli do anche ragione, giustamente avevano paura di fare dei debiti. Io non ho mai avuto paura di fare dei debiti. Quindi a questo punto tu hai accettato? Io ho di buon occhio ho fatto finta di andare avanti, poi è successa una cosa molto strana nell'arco del tempo. Io sono sempre nata commerciante. Chi legge il mio libro capisce, fin da bambina avevo lo spirito del commercio. E quindi avevamo dato in comodato d'uso, avevamo un negozio che prima ce l'aveva dato la Fondazione Cassa di Risparmio, adesso si chiama Fondazione Estense, a cui bisogna sempre gratuitamente, non si pagava l'affitto, ma non si pagava nemmeno la luce. E quindi mi sono accorta che il pomeriggio restava chiuso. Perché dobbiamo tenere chiuso un negozio in centro storico che ci viene dato gratuitamente? E da cui voi... Noi della roba ne avevamo tanta, anche le offerte. Ma certo, ma poi anche la generosità dei cittadini che donavano tante cose, i negozi quando chiudevano davano all'ado, quindi eravamo ricchi di materiale. Quindi ho detto, rimoderniamo il negozio, rifacciamolo nuovo, lo apriamo nel pomeriggio, troviamo nuovi volontari. E quindi avviso la dipendente dell'ado che gestisce, di preparare 3 carrelli di indumenti da portare in questi nuovi negozi. E questo qui è quello che ha causato un'ira arrabbiatissima della responsabile del mercatino, perché io volevo portare via 3 carrelli, come se quei 3 carrelli la Furiani li volesse rubare. Invece dove volevi portare? Dovevo andare in via Cairoli per migliorare, e anche in Ripa Grande che restava chiuso. Certo, negli altri centri, diciamo. Nel frattempo avevo trovato i volontari che sarebbero venuti a aprire a gente che abitava in centro storico, quindi non cose molto complicate. I carrelli non sono mai arrivati, sono stata convocata urgentemente dal vicepresidente, insultata. Non ho mai avuto degli insulti così forti da questa consigliera e volontaria, perché volevo portare fuori questi carrelli e migliorare i negozi. In quel momento lì già non stavo tanto bene, mi sono sentita e ho detto, ma io cosa ci faccio qui? Ma perché devo continuare ad arrabbiarmi, a lottare? Per chi? Per cosa? E lì ho dato le mie dimissioni. E quindi hai dato le dimissioni irrevocabili. Che sono state accettate. Le dimissioni per un periodo sembrava tutto che andasse a buon fine, facevano le riunioni, mi mandavano l'invito, ma io, guardo, il destino vuole che proprio quei giorni in cui c'erano le riunioni io dovevo andare a fare delle visite. Sembrava quasi che il destino mi avesse messo. Allora io dicevo, guardate, vi mando la fotocopia del medico, non riesco a venire perché devo fare. Non hanno mai cambiato la riunione, non hanno mai detto vabbè, se non può venire la facciamo domani oppure un altro giorno. No, come eravamo abituati a fare, quando una consigliera non poteva venire si spostava la riunione. Tu eri già presidente dimissionaria. Io ero sempre presidente dimissionaria, ma ero sempre ancora la presidente in carica, quindi anche se io me ne sarei andata, ma in maniera diversa. Quindi io avrei potuto dare tanto, cedere il mio incarico, dire guarda fate così, così, queste sono le persone. Era chiaro che io dovevo andarmene. Comunque c'era una diversa idea di gestione dell'associazione che era dentro al consiglio ed era condivisa anche da gran parte dei soci. Dei tre consiglieri, ma non ho fatto mai riunione dei soci, perché nella riunione dei soci non si è parlato di dire noi non vogliamo fare il teatro, noi non vogliamo qui. Loro hanno fatto la riunione presentando il bilancio che era attivo, presentando le cose, dicendo che la Furiani deve diventare presidente onorario, perché loro rispettano, io non voglio essere né presidente onorario né niente, e io mi sono alzato e ho detto guardate, io non voglio niente, ma io me ne vado. Lì è stato chiaro che loro non mi volevano più in mezzo ai piedi, non volevano proprio, ed è stato molto chiaro. Può accadere in ogni associazione che ci sia, nella storia delle associazioni ci sono dei momenti di crisi profonda e anche di cambiamenti. Tu dici che hai accettato anche se non ti è piaciuto e sei rimasta fortemente, diciamo, offesa anche dal metodo, però quello che più ti dispiace in questo momento è non vedere il progetto terminato della casa. Guarda, io ho visto una settimana fa, è stato intervistato un medico, proprio intervistavano dei malati in cura intensiva del virus, e hanno fatto delle piccole radioline mettendo nelle orecchie con questi ammalati, dicendo che musica vuoi, vuoi la lirica, vuoi la pop, vuoi, e gli mettevano la musica che loro chiedevano, e hanno riscontrato che il malato migliorava, invece di sentire il rumore del respiro.
respiratore sentivano la musica. Questo ha dato un beneficio al malato e hanno riscontrato che trattando il malato in questa maniera la malattia migliora, il malato migliora, la malattia si combatte. Quello che era questo che io volevo fare, non esisteva in nessuna parte dell'Europa una cosa del genere, dare una vita a una persona. Cioè, io ho fatto fare un ascensore per portare i letti dei malati a teatro. Non è che noi volevamo, io volessi fare concorrenza al comunale o al nuovo o qualunque altra cosa, ma era qualcosa per dare vita alle persone malate, perché per me le persone malate erano le prime persone in cui io dovevo lavorare. Ed è questo il mio grande dispiacere che ho avuto. Scrivere questo libro mi ha aiutato a ricordare molte cose e anche a dire: Daniela, sei, stai diventando vecchia, statene a casa, è il momento di dire fine. E così finisce il mio libro, me ne vado. Però è qualcosa che mi è rimasto, che non mi accompagnerà nella mia vecchiaia. È il tuo grande desiderio quello di vedere invece una casa del sollievo, così come l'hai pensata, cioè aperta e disponibile ad alleviare in tutti i modi possibili le difficoltà degli ammalati, in questo caso di malattie neurologiche. In questo momento la Casa del Sollievo, come già l'anno scorso, ospita dei... Io so che io non sono mai più passata davanti né alla casa vecchia, diciamo, quella della solidarietà, né a quella del sollievo. Evito proprio di passarci davanti. Una spina nel perché, cuore. Eh sì, veramente, è come un figlio che ti avesse tradito. Non ci va. Però ho saputo tramite le persone che hanno fatto contratti con l'USL, per il... anzi, quando ho fatto fare il vaccino a mio marito, la dottoressa dell'USL mi ha detto: ah, Furiani, meno male che c'era la sua casa. Io non ho neanche risposto, mi sono allontanata. Però questo è il mio cruccio, è stato il mio grande dispiacere. Anche il ristorante, c'era già la cucina fatta, finita. Questo ristorante serviva per di tutto quando fai dei convegni, c'era il catering, quindi ti dà la possibilità di guadagnare. E poi anche la collaborazione con altre associazioni, con dei ragazzi che hanno delle problematiche, ma possono essere inserite nel lavoro. Io nel ristorante ci portavo il pianoforte e si facevano delle cene a tema per aiutare la gente. Cioè, il mio progetto, la mia voglia di fare è aiutare chi aveva bisogno. Ti ho sempre detto, quando avevamo occasione di conversare anche pubblicamente in altre interviste, che quello che ti caratterizza è proprio questo atteggiamento di grandissima disponibilità, affetto, amore, trasporto nei confronti delle persone malate, in fin di vita, fragili. E nella tua autobiografia c'è l'incontro fondamentale con Madre Teresa di Calcutta. Ecco, vi avvicinava e vi accomunava questa, come dire, grande apertura verso i più deboli. Sì. Più deboli. Sì, io mi ricordo quando gli ho detto: madre, io vorrei fare una casa, mi ricordo sempre, perché c'era la suora che traduceva, vorrei fare una casa per gli ammalati, ma non trovo la strada, no? Perché tutto, quando io dicevo di farla, dicevo che ero matta, che non capivo niente, che ci occorrevano i soldi, insomma, era tutto nocivo. E lei, mi ricordo che mi prese le mani e mi disse: se veramente ci credi, non perdere mai la speranza. Invece l'hai persa con questo. Beh, adesso no, adesso io non torno più indietro. Loro vogliono governare, che facciano, gli auguro tanta la fortuna. La tua vita ha preso un'altra strada, ma quello che è interessante, io vorrei suggerire anche a chi conosce Daniela Furiani come presidente dell'ADO e come donna, come dire, che ha sempre proposto tante iniziative per raccogliere fondi a favore dell'attività di assistenza dei malati oncologici a domicilio, a favore della Casa della Solidarietà prima, poi a favore della Casa del Sollievo dopo. E quindi tante iniziative, i viaggi, gli spettacoli teatrali, le cene. Di tutto, abbiamo fatto di tutto di più. Quindi l'ADO e Daniela Furiani è sempre stata al centro di tutta questa attività di volontariato e di animazione di una città. D'altra parte, leggendo questa autobiografia, si vede che tu sei sempre stata così, sì, voglio dire, sì, instancabile, sì, sì, e sempre una donna che, pur venendo da una famiglia molto semplice, ha vissuto la sua vita personale, sposata, lavorato, fatto conoscere, ma intanto aveva sempre una seconda e una terza vita, che era quella del volontariato, delle attività a favore, diciamo, dei più deboli. C'è stata anche una grande esperienza teatrale, Daniela. Sì, sì.
con la compagnia della compagnia degli Stone. Sì, mi ha fatto tanti spettacoli in quella compagnia. A casa mia avevamo un magazzino vuoto, abbiamo fatto delle prove e lì c'è stata un'esperienza portando la mia mamma malata di cancro che non camminava più. I ragazzi che venivano a fare le prove l'andavano a prendere in casa in braccio perché poverina non camminava e la portavamo giù e in quell'ora o l'ora e mezza che facevamo le prove lei si divertiva e rideva e poi diceva siete brave, ma Tita sbaglia tutto. Ci dava le sue critiche e in quel momento si dimenticava che era malata di cancro e quindi ecco anche da lì nasce, vede, l'idea di togliere dalla mente la malattia di un malato e questo qui è stato uno dei punti anche con la mia mamma. Ecco, ho sempre pensato che tu sia una testimone, non voglio dire un esempio, ma la testimonianza vivente di come le donne possono essere protagoniste, indipendentemente dal fatto che ci sia qualcuno che dà un potere, cioè tu te lo sei preso, il diritto di essere come volevi, naturalmente facendo molto lavoro, molta fatica, ti è pesato? Sì, io trascuravo anche la mia famiglia, perché dovevo arrivare, io quando mi mettevo in testa una cosa, lì dovevo arrivare. Guarda, ti porto un esempio, quando andavo a fare i mercati con mio papà, delle volte mio papà veniva con me, stavamo costruendo la casa, e io dicevo, babbo, noi non andiamo a casa se non abbiamo preso un milione di vecchie lire. Dai, diceva, sono già le 11:30, andiamo a casa. No, ne abbiamo 950, ci mancano 50.000 lire. E prendevo le 50.000 lire quando avevo preso la mia cifra, adesso babbo chiudiamo e andiamo a casa. E mio papà diceva a mia mamma, ma chi è la Fiola? Stieca chi? Allora, ascolta Daniela. Per dirti un esempio del mio passato. Abbiamo iniziato questa intervista con la domanda perché questa autobiografia. Tu ci hai detto doveva liberarmi da un grande dolore e quindi tu, come dire, l'ho raccontato. Lo hai raccontato, lo hai condiviso con tutti noi, con tutti quelli che leggeranno questo libro, che si faranno anche un'idea delle ragioni perché tu hai lasciato là ad un certo punto. Tu sei molto tranquilla in questo momento, vedo, sei tornata a tempo pieno ai tuoi affetti familiari. Sì, sto aiutando qualche altra associazione, mi sono dato una mano al Circolo Frescobaldi, a una nuova associazione che gli Oconauti è un'associazione che sta sorgendo e sta facendo yoga per le persone operate di cancro e sta nascendo anche qui a Ferrara e quindi anche questo qui si svilupperà per dare un servizio. Non mi impegnerò più di tanto perché la delusione è stata forte, però quello che posso fare tramite le mie conoscenze, qualche cosa, cerco di aiutare, fino a che resterò a Ferrara, perché la mia intenzione è di andarmene via da Ferrara. Dove? Beh, vorrei andare a avvicinarmi a un figlio a Sanremo, perché tu sei una grande viaggiatrice. Gli anni passano, diventiamo, diciamo, non più giovani e quindi, insomma, mi avvicinerei a un figlio in caso di bisogno, avrei un figlio a portata di mano, perché mio marito ha già quasi 87 anni, quindi con dei problemi di salute. Beh, ma tu sei stata una donna che ha sempre sfondato le barriere dell'età femminile. Un tempo, dicevamo poco fa, a 40 anni le nostre mamme erano già in età, diciamo, matura, a 40 anni oggi si è giovani, a 50, 60, 70. Ecco, anche la barriera dei 70 è stata sfondata, a dimostrare che quando c'è una determinazione forte si possono veramente... Io non riesco a stare a casa a non fare niente, devo inventare qualcosa, proprio nel mio DNA. C'è stato un periodo che ho piantato rose, adesso se vedi il mio giardino è pieno di rose fiorite, mi sono andata in consorzio, ho imparato come si coltivano le rose. Cioè la mia vita è sempre in movimento, non riesco a non fare niente, devo vedere nel futuro delle cose nuove, è proprio nel mio essere questo qui. Noi siamo certi che tu farai delle altre cose belle e nuove. Molto più semplici. Ecco, io vorrei lanciare anche un messaggio. E siccome tutto quello che io ho fatto, a fianco a me c'era la città di Ferrara, che non dimentichino di aiutare Lado, perché Lado è nata per dare un aiuto alle famiglie. So che all'interno c'è ancora la dottoressa Indelli, che è un bravo medico, Gaderi, molti sono andati via, alcune altre infermiere, la Roberta, che vengono dalla vecchia scuola. Proprio dalla scuola in cui sono nati. E penso che i cittadini ferraresi non se li devono dimenticare. Quel servizio che è nato per aiutare i malati deve continuare a esistere. Grazie Daniela, grazie a nome dei cittadini ferraresi. Grazie a te, Dalia.